Migliorare la qualità dell'aria è anche una questione culturale ed educativa. Per questo l'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto, ARPAV, e la provincia di Padova hanno avviato un progetto rivolto agli istituti superiori del territorio, con l'obiettivo di sensibilizzare concretamente i ragazzi nella lotta alla salvaguardia ambientale. Sono 13 le scuole che hanno aderito a installare gli strumenti di rilevazione e campionatura passiva dell'aria su altrettanti edifici scolastici di proprietà provinciale. L'iniziativa vede come capofila l'Istituto Tecnico Marconi di Padova, che insieme allo Scarcerle analizzerà i campioni prelevati con la supervisione e il coordinamento di ARPAV. L'idea nasce da ARPAV, la provincia di Padova, ha subito aderito a questa iniziativa, che fa da apripista. Si parte dalle scuole e necessariamente dalle scuole, perché è lì che si forma la coscienza per il territorio. Io raccontavo un caso di un bambino del mio paese che sta facendo educazione ambientale e da qualche settimana porta a casa i rifiuti, e la mamma preoccupata ha detto: troviamo una soluzione, perché se va avanti così fino a fine anno il costo dei rifiuti per la mia famiglia è enorme. Però questo è un caso per dire: guardate, dobbiamo tornare alle scuole per parlare di ambiente, altrimenti saranno tutti provvedimenti a valle, provvedimenti tampone che non servono alla soluzione. La provincia ha indicato in questo primo anno tre grossi filoni di intervento: le caldaie, il grande piano di ammodernamento delle caldaie, quasi 400.000 euro investiti, un migliaio di richieste pervenute, il grande piano di rimboschimento dei nostri comuni. Noi diciamo un bosco per ogni paese, 102 boschi vorremmo nei nostri paesi, e sono provvedimenti concreti questi, oltre a tutti i tavoli tematici sulle grandi emergenze ambientali del nostro territorio. Ecco, però questi sono già i provvedimenti. Oggi dobbiamo costruire nelle scuole una coscienza ambientale, un atteggiamento di rispetto verso le istituzioni, verso di amore verso il proprio territorio. Questo lo facciamo solo partendo dagli istituti, 13 istituti superiori che hanno aderito a questa nostra iniziativa.